Certo, no, quando vuoi. Tutto, con molto tutto cuore. Con tutto il cuore. Ma che queste cose? Ma quando mai? Ma chi vi ha mai vietato di venire? È ovvio che se il motivo della venuta è quello... tu devi venire, Alessandro. Chi ti dice? Perché se ne state fatto di giovedì? Ok, se chiudo... Devi venire. Chiudo. Se il motivo della venuta di personaggi, non tutti i campi pregressi, a pianura è criticare la persona di Vincenzo Russo per motivi personali o non, scusate, ma ci può dare fastidio. Ci si chiarisce di persona, viso a viso. Allora tu, Alessandro, vi chiarite e dite sì, io ho fatto questo. Sì, sono problemi personali. No, sono problemi personali. Noi abbiamo sempre sollevato obiezioni. Sono problemi. Abbiamo sollevato sempre obiezioni politiche che poi sono state portate sul personale proprio per non allora, poter se Oscar alla mia riunione, dopo che ci siamo, scusatemi, dopo che ci stiamo facendo un culo così, ok, chi lavora, chi non lavora, a fare delle attività, e mi viene Oscar Di Maio alla riunione che noi dovevamo programmare la nostra fiaccolata a dirmi voi siete un gruppo illegittimo, non dovreste esistere, siete grazie, un errore grazie. Del movimento Roberto, scusate, questo non esiste, è un gruppo illegittimo ed è la verità, scusate, questa è la verità, hai ragione, è la verità, hai chiuso, è la verità, perfetto, scusami, grazie. Dal punto noi siamo illegittimi dal punto di vista pratico è la verità, scusami, allora il gruppo di Venuto però farà i fatti, quale gruppo di Venuto, noi dobbiamo stare, allora io sto parlando perché sono iscritto a parlare, non mostrarmi dicendo questo. Io sono il signor Di Maio, ok? Non mostrarmi dicendo questo. Tu hai detto che io sono silenzio, voglio parlare e voglio essere ascoltato. Va bene? Voglio essere ascoltato. Allora, appena detto che io sono andato nella sua terra, sono andato a prendermi i frutti della sua terra. Cioè, voglio dire, siamo talmente sul volgare, talmente sullo squallido. Allora dovrei dirti, potrei dirti... Deve stare zitti perché siamo no, là. Perché loro parlano ma non ascoltano, quello è il problema. Devono parlare ma non a sentire. Oscar, io potrei dirti, Oscar, potrei dirti che tu non stavi in campagna con me. Non sei iscritto a parlare. Ma tu devi far parlare a me. Devi far parlare ma come a ti me. Senti, momentista? Ma che significa questo? Tu invece di venire in ospedale a dire come stai, ti ho telefonato e non mi hai risposto. Due volte non mi ha risposto. Domanda alle tue figlie. Ok. Allora, non voglio rispondere. Scusatemi. Allora voglio rispondere a lui che allora scusatemi voglio fare una cortesia a tutti, se ognuno dice il proprio parere che in questo momento mi rendo conto che sia legittimo diventano altri pareri che non fanno altro che peggiorare la situazione, lasciate parlare noi, grazie, noi loro, io, che se c'è qualcun altro iscritto a parlare. Allora, voglio rispondere a lui. Piano piano, con calma. Calma. Okay. Scusami, come ti chiami? Abbi pazienza. Marco Forini. Ok. Allora Marco, io quando ho detto che voi non siete legittimi, è perché, e questo lo ribadisco ancora, perché il gruppo di Pianura è un gruppo che esiste da anni, forse non è chiaro, ed è un gruppo che si è già distaccato una volta dal gruppo Quartieri Flegrei, perché è un gruppo che aveva cominciato a lavorare a fianco di un senatore che non è più nel Movimento 5 Stelle. Ora, questo gruppo è rimasto perché ci siamo io, perché c'è Minola e c'era anche un nome che c'è, Vincenzo. Poi all'improvviso Vincenzo ha deciso di non venire più. Per quale motivo? E perché evidentemente... Non lo so, no, ma dici che io provoco, tu stai provocando, io non ho detto che però non sto solamente basta, dicendo che lui ha deciso di non venire più. Questo non vuol dire che automaticamente si può creare il suo gruppo e usare il logo del movimento e fare le cose a nome del movimento. Per questo io ho detto che era un gruppo illegittimo, punto. Per il resto, che voi lavorate e lavorate bene su Pianura, ma che ben venga, ma io sono felicissimo, io voglio partecipare alla fiaccolata, se mi sarà permesso, voglio stare là, però se noi mettiamo, lo dobbiamo mettere anche sul piatto della bilancia, che noi abbiamo a che fare con una persona che ci ha chiamato, chi chiedeva? Lucio Righetti? Un momento, le persone vengono prima del movimento.
quando tu attacchi la mia onorabilità di persona e mi chiami pezzo di merda e mi chiami camorrista casalese e mi chiami non mi ricordo più che cazzo con altro, scusatemi, mi ha detto, allora questa fiducia, questa volontà di lavorare insieme viene a mancare, caro Marco. Non c'è più la volontà, non c'è più il piacere, perché io ho conosciuto il movimento la prima volta che sono venuto, sono andato nella Galleria Principe, c'erano 7 gatti meravigliosi, parevano gli aristocratici, mi hanno fatto innamorare, ho detto è qua che voglio stare io, dicevano tutte cose sulle quali io già ero d'accordo prima che dicevano, questo è il movimento, non ho mai sentito al di fuori delle cose che ha creato, mi dispiace dirlo, lo dico con dispiacere, ma credetemi, sono sincero, non ho mai sentito al di fuori delle cose che ha detto Vincenzo delle accuse e degli attacchi così volgari, così forti, così profondi nei confronti dell'onorabilità delle persone prima che dei movimentisti. Allora, proprio per tutta questa premessa che io ho fatto e proprio per dimostrare quanto non è inutile il mio parlare e il mio venire, il mio partecipare, io faccio una proposta qui a Vincenzo, davanti a tutti, fai un passo indietro, dici davanti a tutti, signori, scusate del mio modo di parlare, ho sbagliato a offendervi personalmente, io la penso così, vogliamo vedere di continuare a lavorare insieme, arrivederci. Vincenzo. Aspetta. Silenzio. Io sono 3 anni e ti conosco. Alza la voce. Ho fatto il gruppo di Pianura e Minola. Ok? No. Il gruppo di Pianura e Minola, perché non è rimasto più nessuno nel gruppo di Pianura. Il gruppo di Pianura e Minola hanno una pagina, hanno una pagina Facebook aperta su Pianura, detta del maestro Salvatore. A detta del maestro Salvatore Mura, allora c'è Sara, vieni qua Sara, e siamo stati al gruppo Cultura a Pompei insieme con tanta bella gente a parlare di cultura e abbiamo fatto un lavoraccio esagerato perché noi nei Campi Flegrei abbiamo il 50% della cultura di tutta Napoli, ce l'abbiamo buttata lì nella discarica della Monnezza. La signorina qua ha preso a conoscermi a novembre a Pompei nel gruppo Cultura dove c'era Virginiano Mura, c'erano tutte quelle persone che noi seguiamo la cultura, ci siamo visti piattiamo. A lei l'ho incontrato a Pompei, ho detto scusa ma tu di dove sei? Sono di Pianura. È una bella persona come te, non viene alle riunioni di Pianura. Non si sente, Vincenzo. Ho detto una bella persona come te, giovane, non viene a Pianura. È impossibile, cioè perché non viene a Pianura? No, io praticamente non so manco che esiste un gruppo a Pianura, però il gruppo di Pianura è sempre Minola. Tre anni. Lei non viene nel gruppo perché non lo trova un gruppo a Pianura. Non c'è un gruppo a Pianura, c'è un gruppo fittizio Facebook. A detta del maestro Salvatore Morra, che loro tenevano aperti, che gli amministratori sono Tiziano De Simone, signorino Oscar, Massimo. Signorino. E sono loro che sono gli amministratori. Noi stiamo lavorando 3 mesi su Pianura. Ho chiesto personalmente a Tiziano di chiudere questa pagina Facebook perché c'è un gruppo a Pianura composto da 23 persone, stanno tutte qua stasera, stanno facendo un lavoro eccezionale su Pianura e devono subire gli attacchi tutti i giorni di gruppo Pezzotto. C'ho le strisciate stampate che qualche amico attivista dall'altro lato che mi hanno cacciato fuori da una chat dove ho messo senatrici all'interno di quella chat, senatori, ho messo tutti in quella chat, mi sono visto cacciare da Luciana Calabrese. Luciana Calabrese ti ha espulso dalla chat perché stavamo litigando io e Nando Pennone, ok? Sono stato espulso dalla chat, poi voglio vedere pure se mi dice che è una bugia pure questa, no? Perché qua si non caccio nessuno, ecco. Non hai cacciato nessuno. Scusa, ma tu sei parlare? Venuto per chiedere noi scusa qua. Movimento. Sei noi venuto per chiedere la scusa. La persona che faccia e faccia dice, una bugia, io che devo fare? Là io ti porto le strisciate. Dove c'è scritto addirittura un signore che dice su 7 candidati, solo 2 se ne salvano, pure io sono tutta una chiavica. E c'è anche il nome e c'è anche le stampate. Cioè tu stai offendendo il movimento, tu stai offendendo gente per cui io mi sono fatto un culo così, cioè gente che per cui io vi voglio bene, vi stimo, mi sono
ho fatto di tutto su Pianura per portare la stima al Movimento 5 Stelle. Alla fine mi prendo le strisciate, il gruppo Pezzotto, il signor Alessandro Calabrese che dice sì, no, peggio, un altro, ancora peggio, stanno fatto pure la pagina farlocca, perché poi qualcuno si è fatto la pagina. Non posso fare il nome, ancora peggio. Che è corretto, Ale. C'ho tutto stampato. Il signore qua viene in campagna con me, viene a coltivare. Non mi hai pagato la giornata. Non gli ho pagato la giornata. Mi fate vede che Luciana Calabresi mi caccia dalla chat. Quante volte ho inserito tanta altra chat? C'è una chat dei Campi Freghe che è vomitevole, se tu la leggi, ti viene da vomitare. Entro mezz'ora ti vomiti. È vomitevole, lui ci vuole vomiti. Stare dentro. Io me ne faccio. Sì, ti dispiace che te ci ha cacciato. Ma leggo insulti verso la mia persona, verso il gruppo di Pianura, di tu, ce l'ho stampati, lui ride e io tengo stampati. Pure la cacciata di Luciana Calabrese dal gruppo. E chi ti ha cacciato? Luciana Calabrese. Ma scusa, hai stampato gli insulti che tu hai fatto a noi? Cioè, io vado a Roma due volte e mi incontro con la stessa Carla Rocco che hai stampato i nostri insulti. Scusami, gli insulti nostri li hai stampati. Non ascolta. Stampati tutti. Lui parla, non ascolta. Se lo vuoi, c'è tutto stampato. Tutto stampato. Allora io poi dopo tutto questo deve essere vado in ospedale. Silenzio il braccio. Silenzio. Lunedì, martedì, mercoledì, il quarto giorno. Ma telefonata, perché un amico che tu esci tutti i giorni, vai in campagna, esci, vai a picchiare il zimbo, siamo stati a Marcellina, tu lo telefoni, tu si spezza il braccio a un amico, stai in ospedale, tu lo telefoni, io penso di no, penso che tu metti in da macchina per l'ospedale, a diretta. Ma come di me? E chi sto parlando? Ho chiamato, allora parla con tua figlia e con tua moglie. Scusami, dove stai? Posso dire una cosa? Giussi, ma parla tu, ma non gliel'avete detto che ho chiamato. Comunque, se ti prendi la chat dei Campi Freghe, tu capisci tutto l'odio che io provo per questo signore. Ma ti devi leggere la quella chat. Io penso non è una cosa proprio impressionante. Cioè, su 7 candidati eletti, vedi che dice. Aveva dato la parola a lui per cercare magari hai chiesto scusa, non hai chiesto. Aspetta. Certo. E tu mi chiamate camorrista, mi hai chiamato pezzo di merda. Per risolvere il problema, bisogna cancellare quella pagina Facebook della nonna Muccioli. Accettiamo la proposta di Vincenzo Russo. Perché c'è un gruppo. Fai come no, dice c'è un gruppo. Facciamo come dice Vincenzo Russo. Okay. Se lui lo chiede lo dobbiamo fare. Passiamo oltre, perché è una cosa personale. No, qui c'è un fatto per il movimento, aspetta. Perché chiunque si avvicina al movimento e trova due pagine Facebook del Movimento 5 Stelle Pianura, dice ma io ricerca, allora chiudete la vostra che non, è autorizzata. Quindi 23 di noi ce ne possiamo andare. È una cosa che non è autorizzata. Ce ne possiamo andare. Se ce lo dici tu, Roberto, ce andiamo stesso modo. Chi è su signore? Roberto, ma chi quello? Un signore che ha attivista da 8 anni. Ma chi è? Non lo conosco. Lui fa parte del gruppo di Pianura. Prendi in mano questa situazione. La deve prendere. La deve prendere. Io non lo conosco. Prendi in mano. Roberto parlava, attivista Movimento 5 Stelle da 8 anni. 8 anni. 8 anni. Autorizzata la chi deve essere? Abbiamo chiuso. La chi deve essere autorizzata? Mi diate lei che io non la conosco. Non mi diate tu perché non mi conosco. A te chi deve essere autorizzata? Preti? Non lo conosco. Allora. È vero una cosa che ci stiamo chiudendo perché io sto di qua. Esatto, okay. Magari ti siamo... sto più di qua e apriamo. Questa la vuoi la raggio. Lasciateci a casa. Braccaggio, bro. Rugby. Adriano, vai. Ora non ha più senso. Si trova a lavorare nella sera. Ora perché non si può continuare a lavorare? L'ho detto io. No, gli insulti personali vanno. No, gli insulti personali vanno risolti. No, se sono pubblici vanno risolti pubblicamente. Non sono d'accordo con te. No, se tu mi insulti pubblicamente, mi chiedi scusa pubblicamente. Io la penso così. No, è proprio questo. Paola, è una cosa che doveva essere risolta con te. Io me ne vado, signore, arrivederci. Invece ha fatto una domanda intelligente.
ha fatto una domanda intelligente e c'è bisogno di una risposta. Secondo me. Allora andiamo avanti però con gli interventi, così vai, poi non... vai Daniele che è notte, vai forza, vai. Allora chiedo scusa a tutti, ma non sono chiamato in casa, ma mi batte veramente forte la voce, forte proprio, perché voce, dai, che pure è più suggestivo con la luce, dai, perché Daniele. Diciamo, io lo vivo in certo modo il movimento, è come se i miei genitori stanno litigando tra di loro, così mi sento adesso. Anzi un po' la voce, Daniele. Chiedo scusa per il mio stato d'animo, ma mi sento come se veramente i miei genitori stessero litigando tra loro adesso, mi sento veramente molto forte. Sento veramente coinvolto emotivamente. Che ci credo tanto in questo progetto, veramente tanto tanto. Sarei disposto, se qualora fossi chiamato in causa anch'io, a fare 10.000 passi indietro, perché amo il movimento. Amo perché è l'unica possibilità che ci può salvare da questo schermo. Io vi voglio fare una considerazione sulla base di un esperimento scientifico che è stato fatto in America. Questo esperimento dice che una persona emette un giudizio, si chiama pregiudizio, o su un'altra persona o su un accadimento in 4 secondi. Emette un pregiudizio su una persona, ci mette 4 secondi ad emetterlo, su una persona o su un evento. Ciò che significa che se io incontro Roberto e Roberto non mi saluta per strada, dico: Roberto non è una persona che fa per me, cioè mi sento un'antipatia verso di lui. Poi il secondo giorno parliamo, stiamo bene, condividiamo, ci abbiamo tantissime cose in comune. E magari all'ottavo giorno Roberto si apre con me e mi dice: Roberto, che è Roberto? I problemi che ha della sua famiglia. E io capisco perché in quel momento là lui non mi aveva salutato. Ma sapete che succede il nono giorno? Roberto lo incrocio nel corridoio e non mi saluta. Lo sapete che faccio? Io valorizzo quel secondo a prescindere di tutto quello che ho costruito. E questa cosa viene raddoppiata se io entro in una famiglia dopo 4-5 anni senza conoscerne le dinamiche. Io ho conosciuto il movimento e vi posso dire una cosa, che nel movimento ci sono molte anime. Non voglio utilizzare la singolarità perché poi cade può cadere il protagonista, molte anime. Ci sono quelli che prima di fare una scelta la ponderano bene, fanno 10-11 incontri. Quelli che invece sono molto pratici e certe volte aspettano che questa praticità dagli altri viene vista come una mancata condivisione. A me dispiace che mentre... Dai! Questa è la qualità del... No, via! Luca, è agito di che lì quattro parole che sanno ritto, figurati un po'. Ci mancava poco. Per la parola farlocco. Se lo dicessi che mi che prendono per ritto per 4 anni. Siamo a farlocco. No! Vive giovani. Viva beata gioventù, prosegui perché il tuo discorso andava proprio secondo me benissimo. Come fa a parlare? Ancora, Vittorio? Armando? Guarda, quello è calmo proprio. No, ma non è costruttivo, cioè non è costruttivo. Raga. Allora, noi la riunione la possiamo chiudere anche qua, non guarda più nessuno, ce ne andiamo. Se continuiamo così ce ne andiamo, perché qua non la facciamo. Allora,
senza raffreddare. Stava continuando Daniele? Quindi, continua, però... Una cosa, allargate perché qua state correndo, forza, state tutti addosso uno all'altro, già fa caldo, allargate. Ci cioè, okay. Allarghiamo un po'. Allarghiamoci. Sì. Allarghiamoci ragazzi. Mimmo. Segnale. Segnato. Ok. Allora, un attimo. Andiamo avanti. Hai due minuti, vai. Sì. Dicevo questo. Dicevo. Silenzio. Quando accade un litigio tra due membri di una famiglia che condivide dei lavori, dei valori e dei principi, succede che i terzi, le terze persone, ascoltate, è come se quando prendono una decisione, no? Perdono il contatto anche con chi magari appoggia un'altra persona o un'altra cosa, senza che tra me e quella persona non sia successo mai niente. Io per esempio direttamente con Marino non ho avuto mai niente, però sono 3-4 volte che la incontro e non ci salutiamo, e capisco che non è perché c'è stato qualcosa da Marino, assolutamente. Tornando al discorso del pregiudizio, volete sapere qual è stato il mio pregiudizio sulla persona di Vincenzo Russo? Lo dico a tutti quanti, agli altri siano fantastico. Conosciuto una persona che quando veniva portava frutta, verdura, cioè tutto, ti porta, prima di bere dice ti offre il caffè, è una persona veramente così. Generosa. Molto generosa, veramente molto generosa. E si comporta così, con tutti, non soltanto con voi. Lo sappiamo. Assolutamente, lo sapete benissimo, per carità. Il discorso è che io reputo il movimento, dal momento che è una forza politica, non è una comunità sociale, è una forza politica, ed è giusto che ci siano delle diversità all'interno del movimento, sia per quanto riguarda come agire. Ripetiamo, ci sono persone che magari sono un po' più pratiche, magari altre che devono ragionare di più, condivisibile. Ma in una famiglia io chiedo, quando abbiamo l'esempio di Massimiliano Gambardella che fa un'offesa personale, abbiamo condiviso, io è venuto qua a condividere, a chiedere scusa. Io condivido questo progetto e sento che questo mio attacco personale sta creando dei freni. E l'abbiamo applaudito tutti quanti con forza. Il mio invito è fare in modo, a suggerire, di invitare chiunque, anche in questa discussione, abbia fatto, a prescindere dai punti di vista, delle offese personali, a non dire... No, se devi venire non parlarci delle offese personali, dobbiamo parlare dei contenuti, dei temi. Ma qual è l'energia d'animo con cui si affronta un tema, una discussione, quando ci sono degli attacchi personali, non tra una comunità, non tra una forza politica qualunque, tra una comunità di cittadini che condividono valori e principi molto forti. Molto, molto forti e stretti. Io, personalmente, mi sento... nel momento che questa ritiene una comunità unita, assolutamente, è giusto e naturale se per condizioni logistiche ci si organizza per territorio, ma anche perché sul territorio, siccome voi di pianura conoscete più i problemi di pianura che i problemi di Capodrino, questo è naturale per carità, e viceversa, è naturale che sia così, ed è naturale che c'è un sentire di più legato al territorio, assolutamente. La bellezza del movimento è affrontare i problemi del territorio condividendoli con chi di quel territorio non lo è, perché è pronto a dare una mano. Quanti di noi verranno alla fiaccolata? Alla stessa riunione del porto, quante persone sono venute di voi? Vi ho vista quando si fanno incontri tematici. E il mio invito è che di fare ogni piccolo territorio che per questioni logistiche si trovano meglio, a farne diventare una casa accogliente. Alla persona che entra, invitiamo il caffè, stiamo insieme, apriamoci e cerchiamo di capire a fondo la situazione per poter prendere tutti quanti una decisione migliore, non di parte, migliore, per fare in modo che io devo essere legato a tutti quanti voi, non soltanto perché a te ti vedo 10 volte, non soltanto perché a te ti vedo una volta sola. Allora, buonasera, io volevo dire una cosa, io non mi identifico in un meetup di quartiere o di municipalità, io mi identifico in meetup Napoli, punto, per me esiste il meetup Napoli e lavoro per il meetup Napoli in modo trasversale. Fra le tante belle cose che ci siamo detti abbiamo dimenticato una sola cosa, non è stata detta, e mi fa piacere che le persone che interessate siano ancora qua presenti.
Allora, se io potessi prendere un compasso e fare un cerchio mettendo una punta in quel punto là e tirare un cerchio di 500 metri di raggio, in questo compasso c'entrerebbero un qualcosa che il nostro carissimo amico Vincenzo De Luca fra qualche tempo discuterà in quel palazzo, che vale 16 miliardi di euro. In questo cerchio ci stanno 16 miliardi di euro. Lascia di pegare. In questo cerchio ci stanno Barra, Ponticelli, San Giovanni. In queste municipalità, Barra, Ponticelli e San Giovanni, ci sono dei problemi. Ci stanno due persone che si fanno una guerra atroce da due anni, che in pratica stanno modificando delle cose su un territorio difficile, un territorio che è un bacino di voti eccezionale, un territorio che ci deve vedere uniti e combattivi. Un territorio che il movimento prende dei voti, ma li prende un po' a voto, nel senso che sono voti senza preferenza. Per cui è un territorio dove bisogna lavorare molto. In questo territorio si deve lavorare uniti. Non è possibile che ci siano due persone che si fanno questa cosa. Allora io faccio la proposta, come seconda riunione dopo quella proposta da Giuseppe Lavenuta, di fare un incontro fra Marco Sacco e Tina Formisano, che per piacere la debbono finire. Apro e chiudo parentesi. Io non l'attacco da apro e chiudo parentesi. L'auditorium è stato realizzato, lo stanno facendo all'interno di San Giovanni a Tutti. Appunto. Lo stanno facendo. Il lavoro l'abbiamo fatto noi. Fina! Hai scritto un post dicendo che non sapevi di questo. Fina rifiuta. Allora io l'avevo proposto 10 volte questi incontri. L'incontro sta da fa perché nella zona orientale di Napoli noi abbiamo fra poco la campagna elettorale del comune ed è una zona importantissima per il valore del territorio che ci sta, che deve essere preso per le orecchie e portato nel movimento, perché lì veramente lì si gioca il comune di Napoli. Posso solo chiarire? Ho finito. No, Marco, già no. Vai. Luca. Posso parlare qua? Mi devo mettere. No, Luca, è qua. Ma con la voce che c'ha lui. No, perché Luca da qua ti sentono anche loro là, capito? Altrimenti dietro. C'è un vocione. Ma io una volta la posso scegliere. Sara. 4 minuti. Allora. No, però ascoltiamoci ragazzi, siamo qua per ascoltare. No. Allora, io onestamente sono venuto qua oggi per lanciare e raccogliere un appello, l'appello all'unità. Secondo me oggi sarebbe dovuto cominciare un cammino comune. Oggi 6 luglio 2015 sarebbe dovuto cominciare un cammino comune, un cammino lungo, molto difficile, però anche molto appassionato. Per intraprendere questo cammino servono i talenti veramente di tutti quanti. Serve mettere a regime il talento di ciascuno. E per mettere a regime il talento di ciascuno di noi deve compiere una scelta. Deve farlo stasera. Deve scegliere tra la coscienza o la convenienza. Questa è la scelta che bisogna fare stasera. Bisogna scegliere tra la coscienza o la convenienza. Perché ho sentito tanti discorsi, però ho la sensazione che ogni discorso abbia un retro pensiero. Allora proviamo, ciascuno di noi, a guardarci dentro e a fare una scelta. Coscienza o convenienza? Perché noi possiamo anche continuare ad aumentarne le fratture. Però secondo me è più opportuno scegliere la coscienza. Possiamo anche continuare nei personalismi. Come dire, cancellando il merito, cancellando i talenti. Però secondo me dovremmo scegliere la coscienza. Questo è quello che penso io. Perché dico questo? Perché se bastasse veramente storpiare la parola o le parole di uno di noi per impiccarlo, allora signori, fuori il palo, fuori la corda, ma chi è che farebbe il boia? Nessuno potrebbe fare il boia. Se veramente gli anni di questo, come dire, l'attivismo di questi anni, di ciascuno di noi, sono stati soltanto visibilità e non invece una passione superba delle migliori energie della città, di chi è la colpa? Di tutti è la colpa.
di tutti è la colpa. Allora, forse è il caso di fare una riflessione, di farla pacata, di guardarci veramente bene, di cominciare a parlare di temi. Però stasera era indispensabile parlare di questo. L'ho chiamata a riunione ombelico. Sapevo che più o meno poteva andare a finire così. Perché non basta non incontrarsi per evitare che delle cose vengano fuori. Perché anche dopo questa serata, ciascuno di noi tornerà a casa con lo stesso pensiero con cui è venuto. E domani si ricomincerà un'altra volta sul gruppo Facebook. E infatti lo spero pure io. Però dobbiamo guardarci dentro, dobbiamo farlo davvero. Perché se già cominciamo a parlare di elezioni, di candidature, di fare dei gruppetti, di cominciare a fare le benedette cordate, signori miei, ma forse potremmo vincere le elezioni? È dubito. Ma la città non la cambiamo, non la cambieremo mai domani la città e dopodomani il paese. Perché il nostro messaggio è così radicale che la gente lo deve volere. Non basta un'ordinanza sindacale, non basta un decreto legge, non basta avere l'85% dei consensi. Bisogna veramente volerlo quello che diciamo. E se non lo vogliamo prima noi, ma come vogliamo trasferire la bellezza del nostro progetto agli altri? Come mai possiamo farlo? Allora e mi taccio. Mi tappaccio. Pure questo fatto, questa confusione sotto al cielo del mi tappo, il movimento, il mi tappo. Basta, siamo una comunità. Il meetup è stata una cosa straordinaria che ha aggregato tante belle persone che ad un certo punto di questo percorso di cittadinanza attiva hanno deciso di non bussare più alla porta dei partiti per farsi movimento. Questo è il senso. Allora non bisogna guardarsi con pregiudizio. Proviamo veramente ad ascoltarci e bisogna partire da se stessi. Quanti errori avrò commesso? Una marea! Ma quanti pregiudizi avrò generato? Una marea! Allora se veramente vogliamo affrontare la sfida elettorale, ma che vuol dire questa sfida elettorale? Per cortesia, avete studiato la legge elettorale? Lo sapete cos'è una città metropolitana? Ma anche questo, allora, questa secondo me deve essere l'ultima riunione ombelico. Ciascuno di noi dovrà andare via da questa riunione riconoscendosi nell'altro. Guardo Luigi e mi riconosco, guardo Vincenzo e mi riconosco, guardo Di Maio e mi riconosco, guardo De Vita e mi riconosco, guardo Roberto e mi riconosco ovviamente. Questo è il senso. Allora voglio dire, no, il mio intervento è veramente chiuso, sarà chiarissimo. Napoli non se lo merita, la città di Napoli non se lo merita tutto questo, ma sul serio non se lo merita. Sulle sponde di questo Tirreno inquinato c'è una città che muore, tra il cielo e il mare una massa informe di disoccupati sta su questa terra. Ogni giorno scendiamo tutti quanti dal letto e guardiamo negli occhi quella metà di napoletani che ha ancora la fortuna di lavorare, perché c'è l'altra metà che invece al lavoro non ci va, perché non c'è il lavoro. Allora proviamo veramente a cambiare noi stessi, ma per cambiare la città oggi e la nazione domani. Allora, e qua veramente ci credo, e prego tutti di credere che ci credo. Io direi di chiuderla così. Un appello all'unità, un appello per la città, che ciascuno di voi si alzi e scandisca il proprio nome, perché su quelle gambe camminerà la Napoli che vogliamo, e su quelle gambe che camminerà la Napoli che vogliamo. Ok, Gennaro. Gennaro Giuliano. Gennaro si è alzato. Allora, silenzio. Aspetta, che sta sul lato destro, si sta morendo. Aspetta. Lato sinistro. Ragazzi, non parlare. Silenzio. Ragazzi,
già la voce è bassa, è un po' timida. Forza? Penso. Io vorrei chiarire, liberandone da quella rabbia. Ragazzi. E poi alla fine vorrei fare una domanda. Ale. Allora, volevo chiarire che l'unico motivo per cui io, Vincenzo e altri attivisti di pianura abbiamo deciso di iniziare ad attivarci indipendentemente dal numero pregreo, semplicemente il fatto che non riuscivamo ad affrontare in maniera, diciamo, approfondita alcuni problemi.